Ciao Donella! Salve! Allora Donella, siamo insieme, siamo venuti a Borgo a trovarti perché la tua è davvero una bella storia, una storia di ritrovato sorriso. Una bella signora come te ne aveva davvero necessità. Mi racconti che era successo alla tua bocca? Allora, io ho sofferto di parodontite, quindi da tanti anni, ho subito tante operazioni, tanti sistemi per arrivare, metodiche particolari, più moderne, meno moderne, per arrivare ad avere delle soluzioni un po' più durature nel tempo. E onestamente non ho mai avuto dei grandi risultati. Allora, da quanti anni tu soffrivi? Dunque, che io soffro più di 20 anni. Quindi da più di 20 anni sì. Problemi in bocca. Sì. Che cosa non facevi più? Ah, tante cose che mi piaceva fare. può essere una sciocchezza, ma il corteccio del pane che non ho mai potuto mangiare, che magari in certe situazioni mi sarebbe piaciuto mangiare, oppure che posso dire, ora onestamente mi sono dimenticato. Perché sei un... ti sei dimenticato di tutto. No, ti volevo dire, lavoro dove stai a contatto con le persone. Sì, sì, ogni giorno incontri gente alla quale devi raccontare, alle quali devi raccontare tante cose. E insomma, forse con una bocca poco protetta. Era un problema perché addirittura era un problema con un dente davanti che si era piegato, quindi era una cosa bruttissima. Io l'ho tenuta per un po' di tempo per trovare, insomma, per pensare a una buona soluzione. E no, non era divertente per nulla. Allora, non mangiavi bene? No. Non ti relazionavi bene? No. Addirittura parlare con la mano davanti alla bocca. Perché ti sentivi proprio questo problema. In un bel viso come hai, la tua bocca invece era soffocata, chiusa. Sì. Poi che è successo? Come ci hai conosciuto? Allora, io vi ho visto in TV, ho visto te, ho visto il dottore, e così ho cominciato a pensarci. Guardato anche un po' in internet, mi sono documentata, ho scoperto che nel mio comune c'era già. Quindi qui a Borgo, San Lorenzo c'era già uno studio e sono venuta a chiedere informazioni. Primo incontro a parte con il personale paramedico, che di sicuro è un personale delizioso. Sì, moltissimo, simpatici, mi sono fatta anche delle risate onestamente. Ora te le puoi fare? Ora me le posso fare, senza le mani davanti alla bocca. E niente, poi c'è stato l'intervento con l'incontro con il dottor Cesare. Come l'hai trovato? Il dottor Cesare è una persona... Sì, vera, raccontacelo. Sì, una persona volitiva. Può sembrare lì per lì anche troppo, diciamo, ma secondo me è molto bravo. E quello ci vuole. Perché si viene a fare questo intervento non sempre a cuor leggero. E che tipo di intervento hai fatto e ti hanno... Allora, l'impianto dell'arcata superiore. Quindi hai fatto un All-on-4? Hai fatto gli All-on-4 con sì, poi? Sì, esatto. E, onestamente non è che sia stata male. Io sono tornata a casa con un apparecchio provvisorio, addirittura fatto sulla base di una foto di quando avevo 20 anni i denti. Quindi... Questa è carina, me la devi raccontare meglio, perché mi piace. Perché allora, chissà quante amiche dicono... Io non rido più da 10 anni, ma quanto ridevo a 20, se potessi ritrovare quel sorriso. Raccontami questa cosa. Io l'ho ritrovato. Allora, il discorso è questo. La dottoressa che mi seguiva, che è molto brava, io devo fare complimenti a lei, devo fare complimenti al tecnico di laboratorio, sono stati bravi tutti. Mi ha detto, ma mi può portare una fotografia di quando aveva 20 anni? Vabbè, può cercarla, la trovo. Bella bocca spalancata. Perché ridevi a quei perché tempi. Ridevo molto. E niente, me li ha rifatti uguali. Da un punto di vista estetico sono perfettissimi. E anche l'apparecchio provvisorio fatto in quella maniera lì, cioè non... Perché c'è la paura, cambierò, sembreranno finti, esatto, sì, anche se sono fissi. E invece? No, assolutamente.
I miei denti sono, penso, come erano a 20 anni. Tu volevi proprio, sì, così? Sì. Quindi anche da un punto di vista tecnico sono stati bravi. Però gli impianti che poi ti hanno resa fissa questa bocca, ti hanno donato la volontà di mangiare, di sorridere. Senz'altro, senz'altro, non ho più problemi. Ho avuto problemi addirittura poi di stomaco, perché con i denti... Quando avevi i denti, quando avevo nobili. I denti, quelli di insomma, prima di avere questa soluzione. Ora no. Ora posso mangiare di tutto, posso sorridere, posso parlare. Non ho, da questo punto di vista almeno non ho più problemi. Senza quell'imbarazzo che ormai era diventato cronico in 20 anni di problemi. Mi dispiace che hai avuto delle esperienze negative, ma come te moltissimi. L'importante è aver trovato una soluzione. Sì, sono molto felice della soluzione. Grazie Donella, sei stata molto cara anche per chi ci segue. Buona vita. Grazie.